Vieni Luigi. Buongiorno, saluti, bentrovati. Siamo qua alla Tocco Italia, di frequente in occasione della festività di San Pio, 3 giorni dal 28 al 31 gennaio, ingresso libero alla Fiera del Cioccolato Artigianale. Saluti, buongiorno, bentrovati. Tra i primi espositori ad accoglierci, da dove arrivate voi? Benevento. Benevento, il cuore del torrone, il cuore strega. L'azienda di Perugia però. L'azienda produttrice di Perugia, benissimo. Okay. Avete un cioccolato commisto al liquore vostro benventano? No, l'azienda è di Perugia, niente cioccolato. La differenziazione con gli altri stessi, il vostro qual è? Questa forma di pizza è eccezionale. Parte la forma di pizza, la particolarità del cioccolato della Burel è l'assenza di glutine. Il cioccolato in genere è l'assenza di glutine, però cioccolato della Burel c'è tutto. Viene prodotto praticamente in laboratori asettici, controllati, e viene garantita questa praticamente assenza di glutine. Poi c'è una particolare attenzione per l'ecologia, quindi il packaging della Burel sono di parte riciclata, comunque viene fatta questa attenzione particolare. Scorzo di arancia di Sicilia, esatto, allo zenzero. È sempre di Checo. Vuol dire la nostra prima funzione, la selezione delle materie prime, la qualità è altissima. Uso del cioccolato per a costi come stiamo messi? A costi siamo intorno a 155 euro. Auguri, buona giornata. Vi ringrazio, buona giornata. Buongiorno, ben trovato. Azienda agricola facile, Carmato Giuseppina. Come va? Digitoni. Ah, il Fuori è anche produttrice di nocciole, quindi prevalentemente nocciole e poco cioccolato. Noi siamo produttori di nocciola, la tonda di Cicconi è una nocciola, diciamo, di prima DGP, la piemontese è una delle più pregiate. È assurda alle cronache ultimamente perché è integra, pulita esternamente, all'interno alla caratteristica che ha una bella pizzaccia senza macchina. Che normalmente per pelarlo si utilizzano le macchine lucidatrici, queste che fanno, intaccano il seme, attivano gli oli della nocciola, quindi dopo poco c'è questa cosa. Bellissima. No, facevo riferimento a quella problematica che pur esternamente essendo pulita e vergine risulta essere amara perché è stata punta dalla mosca. Purtroppo c'è questa sorta del... sono oramai decine di varianti di questa mosca, diciamo. Prima era una sola ed era la cimice quella comune, ora se ne sono tantissime. È una guerra continua. È una guerra continua. E voi sui vostri alberi mettete veleno? Assolutamente no, siamo biologici, eccetera. Quindi quanti alberi avete? Noi abbiamo circa 8 ettari, non secondo che sono circa 1.100 piante adesso. Accidenti. Le noci le abbiamo trovate nei campi di Pompei, e a Ponte Cagnano c'è una tomba etrusca di un principe etrusco dove c'è di tutto la noce. Auguri, saluti, ben trovato. Buongiorno, saluti. Cioccolate di Quirizia, come li leghiamo insieme? Attraverso i bronzi di Riace, le cioccolate. Bellissimo. Auguri. Buongiorno. Complimenti. Vi ringrazio, siete gentilissimi. Agropoli già dice tutto. Il vostro però è un banchetto speciale e particolare, si differenzi da tutti gli altri perché vedo datteri, vedo le cuscelle. No, quelle cuscelle in questo momento non ce l'ho. Ah, no, però ne fate uso. Sì. Zenzero, mirtillo e cocco sono i tre ingredienti che oggi vanno molto di moda. Sì, che poi è tutto come le bacche di cocci. Senti, però qua cioccolata ne vedo poco, come eccola, va? È tutto da quest'altro versante.
sempre frutta secca ricoperta di cioccolato. Rossetta, marene, noce, nocciole, mangia. Senti, qual è quella che arriva dalla Tunisia? Ci hanno detto che alcune di queste frutta secche, prevalentemente no. Il miglior mercato è il turco e il tunisino, è vero? Queste sono quasi tutte turche, tranne le prugne che sono francesi, i mirtilli che sono americani, gli altri sono australiani. Però tu ad Agropoli alle spalle c'hai il cilento che è ricco di queste cose belle. Adesso stanno coltivando anche i frutti di cozzo, stanno coltivando olive, stanno coltivando nocciole. È ancora una produzione piccola, non so, è limitata. Auguri, saluti. Arrivederci. Miele del Cilento, bellissimo. Voi dove abitate? A Batolla? Ma a Pesti. Allora il miele degli dèi. Oi, la dieta mediterranea, oi, asciutto come un fagiolo cannellino. Saluti, auguri, bentrovati. La barba rossa tradisce l'origine greca. No, che interviste, non faccio interviste. No, grazie. Che vendi? A quando lo vendi? Sei fuori mercato. Sei fuori mercato. Ma che devo da fare? A prima di dire. Auguri, ben trovato. No, grazie. Certo, buongiorno, sono pronte? Ah, ecco. Il boss delle sfogliatelle. Offerta del boss, 6 pezzi misti, 10 euro. Lingua di broci, dove sono? Lingua di broci. Guarda, ti posso chiedere un piacere? Questa da fine. Prego! Pochi pennelle, questa è la polla al cioccolato, senza caramelli. Certo, da dove vengo? Oggi? Per pezzi. Auguri, saluti, croci dall'altro lato. Sapone di Palermo. Ragazzi, buongiorno. Vado con me il presente, con me. Ma fai un pasticcino, lo fai un gioielli. Ma che cacca si gira, mi sembra una tarda pietra di diamante. Buongiorno. Non reggere tanto assai, piano piano, ma non mani il regnime, sennò a scorso si fa moscio, si fa molto. Ma almeno ci sono 10 ore di autonomia, 10 ore di autonomia? Vedi così. Va bene, i nostri auguri, i nostri... da dove veni? Ti ha deciso di Palermo. Palermo Valente. Grazie di prendersi. Grazie di prendersi. Auguri, e fate bene, serve a far conoscere un'identità importante, fatti di cose vere, no? I chiacchiere per dire la televisione. Di portare tradizione regionale. Buona giornata e auguri. Grazie.